Bella regà, qua è Savi che vi parla, bentornati in questo nuovo video bomba e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi andremo a visionare, andremo a fare un paragone tra GTA 6 e GTA 5, raga. Come ben sapete abbiamo visto il trailer, qualche pazzo già si è messo a fare video per fare paragoni e io ne approfitto e colgo la palla al balzo. Quindi non ci incischerei. E andiamo a fare questa reaction a GTA 5 versus GTA 6. Bella regà. Quindi ragazzi, guardate che bomba. Questo è GTA 5. Questo è GTA 6. Cioè, raga, avete notato la differenza dell'acqua? Io in proprio. Allora, la sabbia. Guardiamo la sabbia e l'acqua, raga, perché è qualcosa di anormale. Guardate la sabbia e l'acqua. Ora vi faccio pausa. Cioè, guardate l'acqua con i pesci, con gli squali, con le orche. Cioè, raga, c'è di tutto qua dentro. Guardate gli schizzi. Guardate, è tutta un'altra cosa. Cioè, raga, con poi le nuove console che poi usciranno, le nuove console delle nuove, tipo la serie X e qualcosa, la PS5 Pro, cioè raga, andiamo avanti. Cioè, guardate i volatili, guardate la città in sé, raga, come è piena di vegetazione, come è disposta il cielo, raga, sembra una foto, non sembra un gioco. È una cosa pazzesca. Cioè, guardate il tramonto di GTA 5 e il tramonto di GTA 6, raga! Raga! Ve lo faccio rivedere perché questo è GTA 5 e questo è GTA 6. Allora, ok, voi potete dire i filtri, le cose, ma io adesso vi faccio vedere una cosa. Guardate qua, no, di qua. Guardate di là, raga, dove ci sono le nuvole a pecorella con l'aereo in mezzo. C'è una cosa fuori dal comune, i riflessi delle luci sull'asfalto del ponte, pazzesco, raga, pazzesco. Andiamo avanti, guardiamoci questo video. Questo è GTA 5 e questo è GTA 6. Guardate la differenza. Cioè, no, raga. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Guardate la differenza dei personaggi, di come sono messi, di quanto sono diversi tra tutti, raga. E guardate la sabbia assurda. Guardate com'era su GTA, raga, sul 5. Questa è la sabbia che abbiamo sul 5. Questa è la sabbia che abbiamo sul 6. Che avremmo qualcosa di anormale. Io penso che, raga, un gioco così forse ben dettagliato, non so se è mai uscito. Infatti Rockstar ha fatto uscire un gran gioco con Red Dead e si stanno facendo valere. Guardate l'acqua, i motoscafi. Questo è GTA 5. Questo è GTA 6, raga. Scioccante. Scioccante. Guardate che vedete la profondità del mare. Vedete le cose sotto. Guardate la fauna. È tutta un'altra cosa. Qua il ponte, quello morto, chissà quanta gente si metterà lì a salticchiare, a fare le nuove challenge. Minchia, raga, non vedo l'ora che esce il 6, cioè non vedo l'ora. Andiamo avanti. Questo parla da solo. Non c'è bisogno di fermarlo. La tipa del 6 è molto. Guardate, guardate le animazioni. Guardate il cielo, l'illuminazione. Guardate i riflessi. Guardate, guardate che gioco, raga. Io non vedo l'ora che esce. Cioè, ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? 10 cazzo di anni di sviluppo. Cioè, non 2 anni di merda. 10 cazzo di anni. È proprio la prima volta nella storia che un gioco è stato sviluppato per così tanto tempo dopo che c'era stato il 5 che stiamo ancora giocando ed è durato 10 anni. Quindi aspettiamoci che GTA 6 duri per altri 10 anni, ragazzi. Guardate qua, tutte e due le tipe, proprio fa capire come siamo andati avanti col game. Qualcosa di allucinante, raga. Sembra di vedere un film, non sembra di vedere un gioco. Sembra di fare delle foto, sembrano degli screen
reali. Guardate questa cavolo di immagine. Sembra proprio che qualcuno da un elicottero ha fatto una foto. Cioè, questo è il GTA 5, questo è il GTA 6. Cioè, vi rendete conto di ciò che è questo gioco e che sarà? E niente ragazzi, io spero che questo video vi è piaciuto, questo paragone tra il vecchio e il nuovo, tra ciò che abbiamo e ciò che avremo. Ragazzi, GTA 5 e GTA 6, cioè il nome è una storia. Bella regà, alla prossima. Sbadabam.